Negli USA le persone subiscono 250.000 morsi umani, 400.000 morsi di gatto e 4.500.000 morsi di cane ogni anno. Sì, gli adorabili animali possono comunque attaccarti inaspettatamente. Diamo un'occhiata agli esempi più carini e feroci. Dimenticate quei video virali di persone che abbracciano i panda. Queste tenere creature dall'aspetto adorabile possono essere sorprendentemente pericolose. Nonostante l'aspetto da cartone animato, sono comunque animali selvatici e attaccheranno un essere umano quando si sentiranno minacciati. Perfino un leopardo delle nevi ha paura di finire nelle sgrinfie di un panda adulto. Quindi, se dovessi mai incontrare questo animale di persona, mantieni una distanza di sicurezza, specialmente se ha dei cuccioli. I panda sono passati da una dieta onnivora a una vegetariana un paio di milioni di anni fa, ma hanno ancora questi denti da carnivoro e artigli retrattili nelle loro zampe, che possono facilmente tagliare la pelle. Oggi gli scienziati ipotizzano che la rigorosa dieta dei panda a base di bambù possa contribuire alla loro estinzione. Quindi, ha senso piantare più bambù per impedire a questi mostri pelosi di tornare alle loro abitudini carnivore, vero? Ma supponiamo che tu stia facendo un'escursione nei boschi in Cina e improvvisamente un panda furioso salta fuori dal nulla. Prima di tutto, assicurati di portare con te lo spray anti-orso e di essere pronto a usarlo. Puoi fingerti morto, soprattutto se il panda è troppo grande per combattere. Non farti prendere dalla fretta di scappare. Invece, prova a parlare con l'animale mentre ti allontani lentamente. Se un panda ti segue mentre fai un'escursione, fai rumori forti lungo il sentiero per spaventarlo. L'odore del cibo può attrarre i panda, così come i leopardi delle nevi. Quindi evita di cucinare se sai di essere inseguito. E parlando di soffici palle ingannevoli, non bisogna nemmeno fidarsi dei koala e dei wombats. Questi animali australiani sono imparentati più strettamente, quindi condividono alcuni tratti comuni. I koala sono creature territoriali e non esitano a usare i loro artigli e denti affilati per dimostrarlo. Se un koala inizia a morderti, non si libererà così facilmente. Dovrai allontanarlo tu. Quindi sarebbe saggio indossare pantaloni lunghi e una giacca per offrire un'ulteriore protezione alla tua pelle. Inoltre, assicurati di proteggere i tuoi animali domestici, perché i koala certamente non lo faranno. Non farti ingannare da quei video teneri di persone con i koala. Sono animali da zoo che hanno attraversato un lungo percorso per diventare amichevoli con gli umani. Se mai incontri queste creature in natura, non cercare di fare un selfie ed evita di nervosirli con rumori forti. Anche se i koala sono noti per dormire 22 ore al giorno, ciò non significa che non possano essere innervositi. I koala tendono ad allarmarsi di più quando rilevano estranei nel raggio di circa 5 metri. A proposito, spruzzare urina sui nemici è uno dei meccanismi di difesa preferiti dei koala. La maggior parte dei koala in natura può diffondere condizioni sgradevoli, quindi ecco un'altra ragione in più per stare lontani da loro. I wombat possono sembrare innocui e amichevoli criceti, ma questi marsupiali notturni sono noti per attaccare persone, cani e persino dingo selvatici. Sì, hanno morso diverse persone così gravemente che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Quindi le regole di sicurezza sono le stesse dei koala. No abbracci, no selfie. A proposito, se osi scappare da un wombat, tieni presente che può correre fino a 40 km all'ora. E tu? Cigni. Quando si tratta di limiti personali, questi eleganti uccelli possono mostrare anche alcuni tratti sinistri. I cigni possono difendere i loro compagni e nidi in modo molto aggressivo, che include mordere e addirittura mettere in pericolo la tua vita. La loro stagione di nidificazione tra aprile e giugno è particolarmente pericolosa. Quindi se stai nuotando o anche solo camminando vicino a un corso d'acqua in primavera e avvisti un cigno furtivo avvicinarsi, assicurati di mantenere una distanza rispettosa. Non vorrai provare a toccarli o nutrirli. Non fare nulla che possa provocare gli uccelli. E Dio non voglia che tu ti avvicini ai loro nidi. Attenzione al cigno reale, è uno dei più grandi teppisti nel mondo degli uccelli. Questi ragazzi emettono meno vocalizzi rispetto ad altre specie di cigno, quindi potrebbero evitare di emettere grida d'allarme e semplicemente attaccarti in totale silenzio. Se ciò accade, non scappare immediatamente. Invece cerca di mantenere la calma, continua a guardare il cigno e allontanati lentamente. Usare una barriera come una recinzione o un albero può essere utile. Puoi anche ingannare il cigno facendogli credere che tu sia un uccello più grande. Basta mostrargli un ombrello aperto o un ampio pezzo di abbigliamento che imita le ali, se per caso l'hai a portata di mano. A volte puoi imbatterti in un cigno che sembra aver bisogno del tuo aiuto. Anche se ti spezza il cuore, le regole di sicurezza non consigliano di cercare di salvare l'uccello da solo. Questo perché il cigno potrebbe percepire il tuo aiuto come una minaccia. Invece dovresti avvisare le autorità locali per la fauna selvatica e loro si prenderanno cura dell'animale in modo appropriato. Ci sono molte storie di delfini che salvano persone e si comportano in modo carino e giocoso, ma i loro giochi possono essere sorprendentemente pericolosi, soprattutto in natura.
Anche gli squali possono perdere la vita se si scontrano con il Willy sbagliato. Nuotare con queste creature sorridenti è più rischioso di quanto tu possa pensare. I delfini possono iniziare a spingerti con il loro potente naso e corpo. In alcuni casi possono trascinarti sott'acqua e morderti con i loro denti affilati. Purtroppo non tutti sono sopravvissuti a un simile incontro. Quindi come distingui un bravo delfino da uno cattivello? Innanzitutto, se il delfino è selvatico, non tentare mai di nutrirlo, accarezzarlo o giocarci. Se li vedi sbattere le mascelle, inseguire, sbattere le code nell'acqua o addirittura rilasciare nuvole di bolle dai loro sfiatatoi, considera questo come un segno di aggressività. Se mai ti trovi a fare kayak o a nuotare in acqua con un delfino aggressivo, lascia la zona il più presto possibile. Vuoi vedere una delle creature più velenose sulla Terra? Eccoti accontentato! È difficile resistere alla tentazione di mettere questo colorato soggetto sulla tua mano per scattare una foto carina. Ma questa potrebbe essere la tua ultima sessione fotografica. La raganella dorata velenosa, lunga solo 2 pollici, possiede abbastanza veleno per uccidere 10 adulti sani. Questa tossina è destinata a colpire il sistema nervoso della vittima, provocando contrazioni muscolari, paralisi respiratoria ed anche peggio. A differenza di serpenti e scorpioni, le rane di questo tipo non hanno bisogno di mordere per trasmettere il loro veleno. Lo secernono attraverso le ghiandole della pelle, quindi se per errore dovessi toccare questa piccola creatura, non sfregarti gli occhi e lava immediatamente le mani. La tossina deve entrare nel tuo flusso sanguigno per farti effetto, quindi se hai qualsiasi taglio sulla pelle, è consigliabile andare all'ospedale il più presto possibile. Ricorda che la pelle di queste rane tende ad avvelenare tutto ciò che tocca, e la tossina può rimanere su quegli oggetti fino a un anno. Oh, guarda questo tesoro dagli occhi di Shrek! Aspetta un attimo, è vivo! Salutiamo uno dei pochi mammiferi velenosi del pianeta, il lori lento. Non c'è da stupirsi che questa creatura pelosa sia la stella del mercato clandestino degli animali domestici. Ma dovresti leggere le istruzioni prima di acquistarlo, perché è improbabile che un rimborso sia possibile. Potresti aver visto questo animale sollevare le mani come se si stesse arrendendo alla polizia. Ti piacerebbe? Il lori lento ha una tossina che viene rilasciata dalla sua ghiandola brachiale ai lati dei gomiti. Questo batuffolo dall'aspetto innocente porta il veleno nella bocca per mescolarlo con la saliva. Dopodiché può strofinare i suoi peli con la tossina per spaventare i suoi rivali. O darti un feroce morso velenoso che non dimenticherai mai. Questa tossina provoca shock anafilattico, quindi è pericolosa per la vita umana. Puoi ancora portare a casa questo tenerone? Nah, non credo proprio. Solo perché l'ornitorinco sembra un antico Pokémon non significa che tu possa abbassare la guardia. Gli ornitorinchi maschi hanno uno strumento speciale per lottare per le compagne, aculei affilati nascosti sulle zampe posteriori. Contengono una dose di veleno che è letale per un animale delle dimensioni di un cane, ma non significa che tu sia al sicuro. Possono attaccare anche gli esseri umani, e la sensazione causata dal veleno dell'ornitorinco viene descritta come un dolore intenso e duraturo, che non può essere alleviato con i medicinali convenzionali. Quindi non cercare mai di accarezzare questa belva, non ne vale la pena. Ci sono molti altri animali carini ma feroci sul pianeta, quindi ricorda che l'apparenza inganna e stai al sicuro.